Buongiorno da Piercarlo Lava, sono con Daniele Coloris, segretario cittadino del PD e naturalmente consigliere comunale. Buongiorno a voi e grazie dell'occasione. Bene. Coloris, il 30 aprile ci saranno le primarie, esatto. Tu sei incaricato dell'organizzazione, ecco, sì, ce ne vuoi parlare? Sì, allora le primarie sono un momento importante per il Partito Democratico, insomma, sono noti a tutti le vicende che hanno seguito le dimissioni da Renzi, di Renzi come premier e poi il segretario del partito. Adesso la fase si sta ricomponendo, ci sono state purtroppo alcune defezioni importanti qui in provincia, ma stiamo lavorando tutti assieme per il congresso. Il congresso che in questa fase eleggerà il segretario nazionale e l'assemblea nazionale. Questo avverrà il 30 di aprile, domenica 30 aprile, primarie aperte a tutti gli elettori che si riconoscono come elettori del Partito Democratico, quindi dovranno sottoscrivere una dichiarazione e ovviamente aperta a tutti gli iscritti. E la scelta andrà fra i tre candidati attualmente in campo, Matteo Renzi, Andrea Orlando e Michele Emiliano. Sarà preceduta una fase abbastanza importante, forse un pochino meno nota, che è quella delle convenzioni. Ogni circolo, Circolo di Alessandria, poi quello di Fuggarolo, di Castellaccio, di Valenza, faranno una discussione per gli iscritti, dove gli iscritti comunque daranno un'indicazione di voto a livello di circolo, poi a livello provinciale, a livello nazionale, per impostare la discussione e dare comunque un primo valore per quanto riguarda gli iscritti. Io sto lavorando come commissione elettorale per questa fase qua, poi lavoreremo per le primarie e abbiamo su tutta la provincia d'Alessandria dovremo sentire circa 1800 iscritti divisi in 40 circoli. Ad Alessandria gli iscritti sono 325, quindi anche un numero abbastanza consistente ed è una prima fase piuttosto importante. Ora è chiaro che poi ognuno ha le sue all'interno del partito ha le sue indicazioni, le sue preferenze. Io sono per la riconferma di Matteo Renzi, che insomma sostengo, però più che altro ho interesse come segretario cittadino e componente di questa commissione che ci sia la massima partecipazione a livello degli iscritti. E poi la fase più importante è quella delle primarie del 30 aprile. Il 30 aprile faremo ad Alessandria, in tutta la provincia, vari punti dove si potrà votare. Classici posti, la SOMS, la sede del PD, però vista anche la data primaverile potrebbe essere utile fare anche dei gazebo in piazza in modo da coinvolgere le persone che a quel punto lì, oltre all'indicazione sul PD a livello nazionale, avendo le amministrative alle porte, potranno anche eventualmente dirci la propria opinione su questo aspetto. Bene, passiamo ad un altro argomento che invece è più attuale, immediato, anzi già iniziato da tempo. Parliamo dello scenario politico. Sì. Ecco, proprio alla luce, mi ripeto, dello scenario politico e l'evoluzione che c'è stata, che non era prevedibile tempo fa, nel modo in cui poi invece si è evoluta. Ecco, come vedi la situazione? Hai qualche preoccupazione? Allora, la situazione, ovviamente stiamo parlando del livello nazionale. No, locale. Chiaro, la preoccupazione, c'è l'impegno e la preoccupazione unita allo stesso modo. Noi andremo a votare, anche se la data non è ancora stata stabilita, ma verosimilmente si pensa l'11 di giugno, la data che dovrebbe essere per le elezioni del primo turno. Niente, noi siamo consapevoli di quello che abbiamo fatto. Abbiamo trovato un comune che era tecnicamente fallito, l'abbiamo risanato, questi sono dati di fatti, siamo rientrati nel patto di stabilità e l'abbiamo fatto sì chiedendo sacrifici a tutti, ai cittadini ma anche agli amministratori che hanno anche rinunciato per diverso periodo ai gettoni di presenza o altri monumenti, ma l'abbiamo fatto comunque mantenendo la forza lavoro delle partecipate, anche se alcune situazioni sono ancora in fase di evoluzione, intatta. Quindi credo che questo sia il dato più importante. Quindi da noi c'è la consapevolezza di aver fatto tutto quello che potevamo fare, lo dico in maniera molto, molto chiara.
qualsiasi cosa succederà l'11 giugno, io ritengo anche i miei colleghi andremo in giro a testa alta per questa fase qua. Poi altre cose sono state fatte, ma magari ne parliamo. Va bene. Passiamo appunto alla riqualificazione, al bando della riqualificazione delle periferie che dovrebbe riguardare Spinetta Marengo. Sì. Ecco, a che punto è la situazione? Perché non si sa nulla. No, adesso lì allora, è stato inserito praticamente dalla seconda tranche, diciamo, di una certa di finanziamenti. Quindi c'era il rischio che con la fine della legislatura anticipata tutto questo progetto rimanesse un attimo in stand-by. Attualmente questo rischio sembra che non ci sia, questo rischio per alcuni è anche un'opportunità, ma comunque lasciamo perdere le valutazioni. Comunque sembra che il governo Gentiloni abbia tutte le possibilità di arrivare a fine legislatura, arrivando a fine legislatura anche quello che è stato stabilito per quanto riguarda Alessandria sul bando periferie arriverà. Sottolineo che la settimana scorsa si è invece cominciato ad avere il primo finanziamento di quelli già pattuiti per quanto riguarda la cittadella, ma ovviamente poi. Bene, parliamo invece adesso di un altro argomento, un argomento che è molto importante perché riguarda anche la salute dei cittadini. Parliamo di ambiente in generale, quindi inquinamento della Fraschetta, PM10, quindi insomma, tutto ciò che riguarda l'ambiente. Che cosa è stato fatto? Considerando che Alessandria è sempre nei primi 10 posti della classifica nazionale dei 104 comuni più inquinati, cosa è stato fatto in questi 5 anni per cercare, d'accordo che c'è un problema di collocazione geografica, ma cosa è stato fatto per cercare di cambiare un po' questa situazione? Ecco, su questo punto qua io devo esprimere due valutazioni, una critica e una positiva. Io credo che, e come qui parlo ovviamente come segretario del Partito Democratico, credo che per quanto riguarda la limitazione dell'uso del mezzo privato non sia stato fatto abbastanza, sono state fatte alcuni provvedimenti nei momenti più critici, doverosi, giusti, ma in realtà un vero e proprio piano della mobilità che è stato peraltro studiato e presentato, un piano molto interessante, però non è ancora partito, quindi da quel punto di vista siamo insufficienti. Però è anche vero che alcune opere che sono state realizzate, mi riferisco soprattutto alla rotonda che va nel quartiere Cristo, ha permesso di recente un abbattimento molto forte dei valori di inquinamento. Ci sono già dei dati? Ci sono già dei dati, li aveva anche presentati Renzo Penna l'altra settimana, ci sono dei dati, essendo una centralina comunque collocata in quella zona lì, c'è stato un miglioramento non indifferente. In quella zona lì che è comunque una delle zone più critiche cioè, dal punto di vista di questo dimostra che lo scorrimento del traffico anziché il rallentamento al semaforo indubbiamente poi non basta solo quello, ovviamente ci sono necessarie, come ho detto, delle opere, delle provvedimenti più intensi. Bene, hai accennato prima e hai anticipato quella che è la domanda successiva, cioè è stato fatto effettuare da una società il piano della mobilità, cioè il PUMS, piano urbano della mobilità sostenibile, e il PGTU, piano generale del traffico urbano. Qualcuno asserisce che questi due piani, questa relazione è sulla scrivania dell'assessore Ferralasco, però al momento non si sa ancora nulla. Cosa ci puoi dire di più specifico? No, il piano è un piano molto serio e noi l'abbiamo affrontato così in riunione di maggioranza, contiene molte indicazioni utili, fra l'altro c'è una parte che riguarda anche il trasporto pubblico che è legata a questo piano della mobilità, perché nel momento in cui cerchiamo di limitare l'uso del mezzo privato, chiaramente dobbiamo dare un'alternativa consistente. Quindi è un piano molto serio, però ripeto, da un lato io avrei preferito ci fossero già stati alcuni provvedimenti magari nella zona centrale un pochino più consistenti. Del tipo la parte di via Milano, oppure praticamente cercare comunque di limitare. Quindi provvedimenti vuol dire chiusura al traffico. Chiusura al traffico. In questo piano ci sono queste cose qua, ci sono e sono in un discorso generale più articolato riguardo tutta la città, e quindi è giusto che sia così. Ovviamente è una cosa che cercheremo di portare avanti, anzi sicuramente porteremo avanti se continueremo la legislatura o comunque la consegniamo come lavoro
sicuramente da fare, ecco, da, per chi amministrerà, speriamo noi, la, la città. Certo. E parliamo invece adesso di manutenzione ordinaria. Per manutenzione ordinaria intendo a 360 gradi, cioè l'asfaltatura di strade, marciapiedi, piazze e anche la manutenzione, ad esempio, nei viali, delle panchine rotte, dei cestini rotti, dei cartelli stradali abbattuti, della segnaletica che è da rifare. Quindi manutenzione ordinaria. Bisogna dire che negli ultimi tempi sono state fatte una serie di operazioni in questo senso, però purtroppo molto resta ancora da fare. Sì. E soprattutto mi pare di poter dire che non è stato fatto quasi niente invece in specifico per quanto riguarda i viali, cioè le panchine e i cestini di rifiuti rotti, lì proprio non si è messo mano, e quando forse era più semplice perché non comportava grossi costi. Diciamo, no? Sì, c'è un discorso che riguarda, ma diciamo, i costi ci sono comunque. C'è da dire che noi fino a tutto 2015 praticamente non avevamo capacità di spesa. Una volta che abbiamo potuto, rientrando nel patto di stabilità, che è una cosa assolutamente importante, e il pareggio di bilancio, avere la possibilità ovviamente di accedere, di contrarre mutui, in qualche maniera di ripartire degli interventi come sì, giustamente ci sono occupati. Non sono ancora sufficienti, però nella situazione che era Alessandria dal punto di vista amministrativo barra contabile nel 2012, essere già riusciti a ripartire la credo un indicatore molto positivo. Poi giustamente ci sono cose effettivamente, diverse cose ancora da fare, non ce lo nascondiamo, ad esempio anche a Spinetta c'è il discorso di via Genova che dovrebbe partire comunque a breve, è molto importante perché se per quanto riguarda, parliamo di periferie, ma già da adesso il Cristo ci sono degli interventi interessanti, a Spinetta li stanno aspettando giustamente, speriamo che partano. Bene, grazie e buon lavoro. Anche a lei.